Siamo felici di essere qua alla trentesima edizione del Mix. Siamo diventati amici immaginari al Mix, sono diventati una cosa sola praticamente. Questo è l'evento all'interno di questo festival meraviglioso. È un evento molto importante per noi. Vi presento la regista olandese Nuchra van Brakel. Avete un applauso per loro, 50 anni di carriera, 50 anni di cinema, che sono stati celebrati appunto qualche tempo fa in Olanda. Ho qui Kwerk Want in quanto rappresentante del Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi, qui di Milano. È stata una collaborazione molto bella e devo dire anche molto facile. Subito la prima email fondamentalmente hanno detto sì, perché sono un grande paese e da loro tutta la questione dei diritti è una cosa in auge già da molto tempo, insomma. Manca Margo Curto, sempre del consolato, perché insomma non poteva venire, e il fatto che questo film sia presente qui oggi ha implicato una serie di ricerche abbastanza difficili, perché in effetti, chiedo scusa, ma manca un altro rappresentante. Beh, non è che ci si nasconde così, scampagna. Adesso io mi dispiace. Faceva fotografare. Niente, potete immaginare, siccome questo è un film d'archivio, no? Si dice, insomma, è uscito nel 1979, non è stato facile trovare il formato di proiezione, quindi fondamentalmente dobbiamo ringraziare l'AIE Film Museum di, se non so si dice AIE come in inglese, di Amsterdam, per aver fornito il supporto di proiezione DCP che ci consentirà di vedere il film, e Sigma Pictures, che invece detiene i diritti e che ci ha consentito appunto gratuitamente di presentare questo film importantissimo, che è davvero una pietra miliare della cinematografia indipendente, e coglie proprio il passaggio dai primi anni del femminismo, siamo negli anni 70-80, passaggio al lesbismo, con tra l'altro due attrici molto, molto famose, Maria Schneider, e un'attrice molto famosa, il cui nome faccio pronunciare a lei. Monique van der Ven. Molto famosa. Io l'avrei, sì, sicuramente. E niente, quindi io direi di magari fare... Hai già detto tutto tu, quello che tutto. No, io non parlo più, dico solo, leggerò solamente poche righe di una mail bellissima che abbiamo ricevuto proprio in questi giorni, che voglio trasmettere a tutti voi e al Mix come augurio del continuare a fare cinema. Quindi io da questo momento in poi non dico più niente, leggo solamente queste poche righe. Va bene, allora dico due parole io su Nuchra van Brakel, che è appunto la regista di Una donna come Eva, realizzato nel 79. A quel tempo pensate che in Olanda lei era l'unica regista di donna di cortometraggi in Olanda. Ma aveva già cominciato da prima, studiato alla Dutch Film Academy, ha cominciato a realizzare i suoi film, i suoi primi corti nel 66, Sabotage, e il secondo Baby in the Tree nel 68. Dopodiché la televisione ha cominciato ad accorgersi di lei, ha cominciato a realizzare anche cose per la televisione. Nel 79 ha realizzato appunto Una donna come Eva con, mi lancio, Monique van de Ven, un'attrice che è davvero molto popolare in Olanda e con cui Nuchra ha continuato a lavorare anche in seguito, e Maria Schneider, appunto reduce da Ultimo tango a Parigi di Bertolucci e professione reporter di Antonioni. Tutti i suoi film successivi si sono sempre incentrati su figure di donne, su tematiche appunto sulla libertà e le costrizioni familiari, su donne insomma forti che cercano di reagire rispetto ad ambienti conservatori, eccetera. Per esempio, non so, Aletta Jacobs del 92, che era un film sulla prima dottoressa olandese che ha anche combattuto per il voto alle donne, e poi
Ave Maria del 2006-2007, che è una sorta di ipotetica biografia di Maria di Nazareth, che secondo me è molto carino. E appunto proprio quest'anno, 79, una donna come Eva, siamo nel 2016, quindi il Dutch Film Institute, la Dutch Film Academy e l'Università di Amsterdam hanno organizzato una giornata di celebrazione in suo onore, perché sono 50 anni che fa la regista. Quindi. Solo una cosa e poi ti ripasso la parola, Cristina. Dopo il film facciamo magari 5 minuti di domande e Nuska ha accettato di rispondere alle nostre curiosità. Va bene? Bene, passiamo a... Vi leggo queste... La main in realtà era molto più lunga, però quello che interessa a noi oggi sono le ultime righe. Grazie per aver avuto l'opportunità di comprendere che senza un immaginario collettivo le lesbiche, e gay evidentemente, e tutte le persone evidentemente, questo lo sto aggiungendo io, erano destinate a non esistere. Voi le avete fatte esistere e avete costretto molte donne e molti uomini a fare i conti con un mondo che avevano ignorato. Spero possiate continuare a fare tutto ciò con gioia e felicità, nonostante i tempi. Grazie, Mix.